La notizia è appena arrivata, l'hanno battuta proprio da pochi minuti le agenzie di stampa. La Lega afferma che l'Italia ha bisogno di certezze e di scelte coraggiose e condivide e aggiunge: inutile andare avanti fra noi, rinvii, blocchi e litigi quotidiani. Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l'unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli italiani con nuove elezioni. C'è la consapevolezza e la presa d'atto che, dopo le tante cose buone fatte, da troppo tempo su temi fondamentali per il Paese come grandi opere, infrastrutture e sviluppo economico, shock fiscale, applicazione delle autonomie, energie, riforma della giustizia e rapporto con l'Europa tra Lega e 5 Stelle, ci sono visioni differenti. Il voto di ieri sulla TAV non è solo l'ultima, evidente, irrimediabile certificazione. Mai chiesto né chiederemo poltrone, lontani da qualsiasi ipotesi di rimpasto di governo. La Lega smentisce però indiscrezioni secondo cui Matteo Salvini avrebbe chiesto le dimissioni del Premier Giuseppe Conte o starebbe valutando l'ipotesi di ritirare la delegazione dei suoi ministri dal governo. Arriva immediata la replica del Movimento 5 Stelle, che dice con un comunicato: la nota della Lega è incomprensibile. Dicano chiaramente cosa vogliono fare, siano chiari. Dopo la giornata di ieri che ha visto la bocciatura al Senato della mozione 5 Stelle contro la TAV, oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due Vice Premier hanno annullato tutti gli impegni previsti in agenda. Di Maio ha visto questa mattina i capigruppo del Movimento 5 Stelle, Francesco Duva e Stefano Patuanelli, a Palazzo Chigi, mentre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato la sede del governo per recarsi al Quirinale per un colloquio col Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'incontro è durato circa un'ora. Il Presidente del Consiglio si è mostrato sorridente, non ha risposto alle domande dei cronisti che gli chiedevano conferma del suo incontro al Colle. Secondo quanto si apprende, è stato fatto il punto della situazione. Non si è quindi parlato di apertura di crisi e tantomeno di dimissioni del Presidente del Consiglio. I giochini di palazzo non ci sono mai piaciuti e questo dibattito sulle poltrone inizia a stancarmi. Siamo andati al governo non per chiederle, ma per tagliarle e lo abbiamo messo nero su bianco nel contratto insieme alla Lega, scrive su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Quindi Di Maio aggiunge: leggiamo dai giornali di possibili crisi di governo. Il Movimento è al lavoro come ogni giorno per il Paese e dunque lo è anche il capo politico Luigi Di Maio. Chiunque oggi aprisse una crisi di governo l'8 agosto si assumerebbe la responsabilità di riportare l'Italia in un governo tecnico, sarebbe folle. Questa è la paura di Luigi Di Maio, che oggi possa aprirsi una crisi di governo, che oggi Mattarella possa cominciare le sue valutazioni in piena estate, in piena vacanza, dove tutti i politici già dal Parlamento col trolley sono scappati via la settimana scorsa, chi all'aeroporto, chi a casa, chi in spiaggia. Quindi probabilmente una crisi aperta l'8 agosto, proprio in piena estate, con la possibilità di un governo tecnico e le elezioni che potrebbero essere addirittura ad aprile del 2020, fra quasi un anno. Luigi Di Maio dice: riconsegnare il paese a un governo tecnico sarebbe folle. E poi aggiunge: non andare avanti significherebbe tradire il mandato che mi hanno dato i cittadini, che è quello di ridurre i pedaggi e aumentare la sicurezza, dice il ministro dei trasporti Danilo Toninelli nel corso di una conferenza stampa al ministero, a chi gli chiedeva appunto quanto avesse per completare i suoi, quanto tempo avesse per completare i suoi obiettivi, le sue opere. Toninelli risponde: non voglio parlare di altro se non di concessionari autostradali e sicurezza. Parla anche Laura Castelli, viceministro dell'economia, e dice: per noi si va avanti, c'è un contratto di governo. Abbiamo battaglie molto importanti ancora da fare, soprattutto di lungo respiro, perché questa è la politica del Movimento 5 Stelle per la sostenibilità dei cittadini e delle imprese. Sulla riduzione delle tasse c'è una manovra alle porte molto corposa che abbiamo tutta l'intenzione di portare avanti. Ai giornalisti piace parlare di spaccatura, è la politica che dialoga, che ha i toni, è quello che state vedendo. Questa mattina in programma un incontro
a Cavriago, ma Di Maio non ha partecipato. L'incontro sarà comunque presieduto dal ministro Alfonso Bonafede, lo rendono note fonti del Movimento 5 Stelle. Rimandata anche la riunione degli attivisti per il programma questa sera a Bologna. E le parole anche di Salvini, dopo le due tappe di ieri dell'estate italiana tour, ha annullato anche quelle in programma per oggi in Abruzzo. Il vicepremier e ministro dell'Interno ha cancellato sia il comizio a Fossa Cesia Marina alle 10, sia quella di San Salvo Marina alle 17. Resta invece confermato al momento l'appuntamento di stasera alle 21:30 a Pescara. Anche la conferenza stamattina del Presidente del Consiglio, fissata alle 11, è stata rinviata a data da destinarsi. Quindi i politici hanno rinviato praticamente tutti gli impegni della giornata, lasciando liberi solo quelli della sera. La situazione è critica nel governo, non si sa quale sia la decisione di Giuseppe Conte, perché in queste ore potrebbe anche valutare di rimettere il mandato, vista l'impossibilità di andare avanti. Bisogna vedere esattamente la nota della Lega di oggi, se è solo un modo di dire o è veramente il governo è finito, andiamo alle urne, o forse lo sta dicendo per cercare di far cadere il governo da qualcun altro, da Luigi Di Maio, da Conte, ma non dalla Lega. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.